inizia la grande sfida. E Daghi, vieni anche te, perché oggi è grande festa. Ma che bello è stare insieme in mezzo alla gente. E chi gioca con me sarà di certo grande gioia. Prova a non avere paura di me. Con mani, sguardi e cuore, passione come te. Allora siamo qui con i nostri ragazzi della grande sfida insieme a Mauro Berruto, che è l'allenatore della nazionale, delle nazionali di pallavolo, e che è qui a Verona per un incontro speciale, una partita della nostra nazionale contro la nazionale dell'Iran, che si prevede per questa sera il tutto esaurito. Noi saremo invece in contemporaneamente o quasi in Piazza Bra a fare sport e giochi con tutti gli amici della grande sfida. Volevo chiederti, Mauro, il nostro slogan, lo slogan della grande sfida, la grande sfida è sapersi incontrare. Come secondo te lo sport, in particolare la pallavolo, può essere occasione di incontro? Beh, lo sport in generale è il linguaggio più universale che esista. Questo è uno, anzi, dei pochi linguaggi universali che ancora oggi esistono, insieme alla musica e all'arte. Quindi lo sport prima di tutto. Poi la pallavolo ha delle specificità, ne cito una soltanto: il fatto che il gioco si fonda sul passaggio. E l'unica possibilità che tu hai per fare punto è che qualcuno prima di te passi la palla in modo ideale, oppure tu la passi a qualcun altro. Non esiste altro sport dove il passaggio è obbligatorio per regolamento. Potremmo dire che la pallavolo è, come dire, costitutivamente relazionale. Sì, proprio nel suo DNA questa necessità di, come dire, anche un livello di conoscenza e di consapevolezza del fatto che il singolo da solo non può incidere sul risultato finale della squadra, e questo è molto bello, ma anche molto, molto educativo. Ci puoi raccontare qualche episodio particolare di incontro attraverso così la tua esperienza di allenatore di pallavolo? Beh, io ho avuto diverse fortune nella mia carriera. Una è stata quella di poter lavorare in contesti anche culturali molto diversi, in Europa, in Grecia, in Finlandia per un po' di anni, e quindi ho conosciuto persone che sono poi rimaste anche nella mia vita al di là dell'aspetto sportivo. E poi ho fatto un'esperienza speciale quando allenavo a Montichiari in Serie 1 qualche anno fa, con un gruppo di ospiti dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, un progetto molto bello che, insomma, mi ha lasciato dei ricordi molto importanti. Ecco, e da ultimo un'ultima domanda. Spesso lo sport si accontenta di essere il mero specchio della società, una società che insegue il successo come unico fine, la gloria, i soldi, il denaro, oppure è una società che scarta molte persone, così lo sport, oppure una società che è violenta, così come lo sport. Secondo te lo sport può essere invece, visto che è così diffuso, seguito, perché tocca le passioni delle persone, uno strumento di cambiamento culturale? Ah, io lo spero, e spero che sempre di più questo succeda, non solo per la forma di sport che per noi italiani è molto chiara, che è quella del tifo sportivo, no? Noi abbiamo una cultura sportiva perché siamo molto tifosi. Poi esiste invece un altro tipo di cultura sportiva che è legata allo sport praticato, allo sport fatto, che io mi auguro possa segnare anche un po' il futuro di questo paese, crescendo proprio nel numero dei praticanti, perché fare sport è un investimento sulla propria salute, un investimento anche insomma, su una serie di emozioni, come lei citava, che non possono che far bene a noi individualmente e al nostro paese. Aggiungo anche che ci sono persone come noi che hanno la fortuna di fare sport dal punto di vista professionistico, di vivere contesti anche di grande possibilità comunicative, ed è nostro dovere, credo, testimoniare questo messaggio quotidianamente. Insomma, noi facciamo pallavolo nello specifico con grande impatto emotivo di fronte a tantissime persone, come sarà qui in occasione della nostra gara. Ecco, trasmettere questi messaggi è parte del nostro compito.
Ecco, noi saremo e vi penseremo, perché domani giocheremo anche per la prima volta in mezzo alla gente qui a Verona sitting volley, che è questo modo da seduti di giocare a pallavolo, anche che permette a persone che non hanno l'uso delle gambe di potersi dilettare e essere felici nel gioco della pallavolo. Ed è molto bello perché è un'esperienza che mette insieme, diciamo, normodotati con atleti con disabilità, quindi, o abilità speciali, come è meglio dire. Quindi anche da questo punto di vista l'aspetto dell'inclusione è un valore in più. Grazie, in bocca al lupo per domani. Grazie mille, ciao. Ciao. Dai, vieni con me, che sai che inizia la grande sfida. Che oggi è grande festa, ma che bello è stare insieme in mezzo alla gente. E chi gioca con me sarà di certo grande gioia. Prova a